Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicino alla Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù alzati gli occhi vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo, dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo. 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo, gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: Fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. Quando furono saziati, disse ai Suoi discepoli: Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono dodici canestri, con i pezzi dei cinque pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Pagina stupenda, l'abbiamo letta, riletta infinite volte e ogni volta ci stupisce, però questa volta devo spendere una ehm, parola sul contesto, ma non il contesto storico-letterario, si potrebbe fare anche questo, ma... Il contesto liturgico. Vi sarete accorti che abbiamo interrotto la lettura eh, del Vangelo di Marco che quest'anno qui ci prende per mano e ci porta alla scoperta di Gesù come figlio di Dio e eh, cede il passo questa volta all'Evangelista Giovanni. Il motivo è molto pratico, è perché il Vangelo di Marco è abbastanza breve, 16 capitoli e non copre tutte le domeniche del tempo ordinario, allora c'è questa inserzione, il capitolo 6 di Giovanni, il capitolo dedicato al pane di vita. Motivare, ecco il cambio di evangelista, però dobbiamo subito notare che il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci in Giovanni per certi versi è identico a quello dei sinottici perché Marco, Luca, Matteo hanno la stessa narrazione. Però eh, Giovanni ha anche alcune caratteristiche eh, che sono tipiche, peculiari, sue, sulle quali dovremmo eh, fare le sottolineature necessarie per comprendere il messaggio. Tanto faccio notare tutto quello che è simile. E, e, che dà anche credito storico all'episodio, perché viene riferito da quattro evangelisti, riferito sostanzialmente in modo identico. Per esempio, il prodigio avviene sulla riva del lago. C'è tanta folla, un elemento comune, e Gesù pone una domanda che imbarazza eh, i suoi apostoli, anzi fa vedere smaschera, come dire, che non sono ancora abbastanza maturi, perché Gesù dice dove potremo comprare il pane per questa gente, quindi l'etica, diciamo così, commerciale e Filippo ci cade in pieno perché dovrà dire, ma eh, qui eh, 200 denari non bastano certamente. Poi ancora eh, i 5.000 poi i dodici canestri dei pani rimasti, che c'era molta erba in quel luogo, insomma tutti passaggi identici, come dicevo prima, che testimoniano la storicità di questo avvenimento. Però se avete notato, questa pagina di Vangelo non parla mai di moltiplicazione, non viene usata questa parola. Perché? Oh, certo, è stato un grande prodigio e giustamente le edizioni moderne della Bibbia mettono questo titolo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma perché l'accento è piuttosto sul donare, sul, sullo spezzare, sul dare, sul distribuire. Ecco, dicevo le differenze, le differenze stanno a dirci che il miracolo qui viene compiuto da Gesù non tanto per, come in Matteo, in Luca, per la compassione che Gesù ha per la folla, oppure per la misericordia messianica riferita da Marco. Gesù vede pecore senza pastore e allora, quasi attuando il Salmo 20, 22, eh, lui dà il pane per sfamare, conduce ad acque tranquille e su pascoli ubertosi, moltiplicando i pani e i pesci. No, Giovanni ci riferisce il miracolo perché Gesù ha una domanda radicale da rivolgere alla folla. E la domanda è questa. Qual è la mia vera identità? Ma voi avete capito chi io sono? Io non sono un guaritore di piazza, io non sono un predicatore. Addirittura Gesù arriva a dire, arriverà a dire e sarà subito dopo, che lui è il pane vero. Tenete presente che i rabbi usavano questo appellativo per la Torah, cioè per la legge, che era vero pane. Ecco, Gesù allora mi pare che in questo brano giganteggia. Non è tanto il miracolo, oh, cioè, sicuramente anche il miracolo, ma è la sua persona che giganteggia. Lui sta per introdurre un grande discorso di rivelazione, un po' come, ha fatto, come farà al capitolo 9, guarisce un cieco tale dalla nascita, per introdurre il discorso che lui è la luce vera, la verità, oppure come al capitolo 11, quando. Risuscita Lazzaro, ma c'è un miracolo più grande di questo, ma non era quello lo scopo di Gesù, lo scopo di Gesù era dire che Lui è la risurrezione e la vita. E ora la moltiplicazione dei pani è per dire, e lo vedremo nel corso di questo mese, sarà bellissimo. Io ho fatto un corso durato un anno intero sul capitolo 6 di Giovanni. E... Attenzione però, qui c'è un punto che secondo me è molto delicato, molto importante. E io ho parlato della grandezza di Gesù che giganteggia la sua identità. Lui è rivelatore, rivelatore del Padre. Chi vede me vede il Padre, dirà a un certo momento. Ma c'è anche un altro aspetto che sembra quasi in contraddizione, ma non è in contraddizione. Gesù, come il Padre, non fa nulla senza la nostra collaborazione. E qui veniamo a quella zoomata sul bambino con i cinque pani e due pesci. Filippo ha appena detto, ma se anche andiamo a comprare pane al panificio 200 denari, che cos'è questo per tanta... Le, do... le domande di Filippo sono le stesse che ci facciamo noi oggi, anzi anche... La replica di Andrea, il quale dice che ma che cos'è questo? I cinque panni, i due pesci, per tanta gente, a che serve, non è, ce n'è neanche un pezzettino per uno. Gesù non solo ha attraversato il lago perché doveva andare di là, nel lato orientale, ma voleva far cambiare la mentalità, anche del poco che possiamo mettere in gioco, del poco che possiamo spendere perché sarà qualcosa che cresce a reazione. E mi vende a pensare eh, davvero come tante volte noi seppelliamo il nostro gruzzoletto eh, in banca a marcire in fondo, e quando eh, invece potremmo almeno una parte di quel gruzzoletto, spenderlo, e uno potrebbe dire ma che cos'è questo? Non vale, non è tanto. Anche gli atti di bontà che io faccio, che servono in un mondo lacerato come questo? Come accogliere tutti questi uh, uh, migranti? Come interrompere il mercato vergognoso delle armi? Eh, come sanare eh, gli ammalati, eh, fare in modo che ci sia una sanità veramente eh, uguale per tutti, eccetera, eccetera, tutte le domande di oggi. No? E Gesù dice tu fai la tua parte. Mi ricordo quando ero assistente della CR che una volta sono andato da un parroco carissimo, gli dicevo dai Don Piero, facciamo la CR qui e lui mi, lui mi disse no. Eh, perché questo no così deciso? Gli faceva venire in mente quando lui era un ragazzo, era un aspirante dell'Azione Cattolica, e gli insegnavano a fare i fioretti, a fare delle buone azioni. La parrocchia dove lui abitava era quella dove c'era il carcere di San Vittore, dove venivano radunati gli ebrei, che poi venivano spediti nei campi di concentramento in Germania, in Polonia, il famoso se ricordo bene, binario 27, allora lui dice, ci hanno insegnato la cura delle piccole cose e non aprire gli occhi sul dramma che accadeva attorno a noi. Allora io non voglio saperne, e naturalmente poi siamo riusciti a fare la CR anche da lui e vorrei che l'impegno della settimana fosse proprio questo, avere il cuore aperto. Aperto sul mondo, le grandi domande, però non sciupare le piccole occasioni che abbiamo per fare atti d'amore. È vero, anche Nietzsche, quando nella sua opera, Così parlò Zarathustra, parla del superuomo, eh, ridicolizza quelle anime belle, probe, le chiama così, che sono come i ciottoli del torrente, tutte belle, levigate, rotondine. No, noi non, non vogliamo essere dei ciottoli arrotondati, anime, eh, probe. Vogliamo essere giganti, anche se siamo piccoli. Pensate a persone come ma Don Oreste Benzi. Io, fino a vent'anni fa, lo credevo un parroco come me, normale. Ed era così grande. Facendo, partendo da piccole cose, da un campeggio con i ragazzi che avevano delle disabilità. Oppure pensate, ma adesso qui tocchiamo dei giganti, Madre Teresa di Calcutta, questa suorina fine, istruita che fa scuola e poi la folla gli entra nel cuore, la folla dei poveri, degli abbandonati e si decide di mettersi in gioco. Buona settimana, allora occhio alle piccole cose, fatte per amore, senza perdere di vista lo sguardo sull'umanità di oggi. Ciao!